Come possono interagire le video installazioni e le amache, chiodi e internet? Saremo con l'arte? Sono queste alcune delle domande che si sono posti i Rimasti, primo collettivo artistico della Città dei Fiori, che ha deciso di scuotere le coscienze e gli animi dei sanremesi con 1 o 2 giorni dedicata all'arte contemporanea. L'appuntamento si è svolto presso gli ex magazzini della ferrovia nello spazio Italo Calvino, dove si è svolta appunto Prospettiva Zero. Primo evento che racchiude in sé teatro, esposizioni, musica ed arte. Com'è nata questa idea? L'idea nasce da un incontro, come tutte le idee nascono da questi incontri, nasce da un incontro molto importante, quello con tutte le persone che sono andate via o che sono magari hanno fatto delle esperienze altrove e sono tornate a Sanremo, oppure quelli che proprio sono rimasti a Sanremo, artisti soprattutto, che hanno deciso in qualche modo di dare un segno della loro esistenza in questa città, chiedendo un attimino la possibilità all'amministrazione comunale e non solo, e anche alla cittadinanza stessa di potersi far vedere, no? In qualche modo, per poter dimostrare quello che hanno dentro, perché poi alla fine la questione dell'arte è una questione un po' tanto soggettiva, no? Che cosa si trova qui? E in questo spazio si trova un po' di tutto, dalla performance alle fotografie, alle installazioni sonore, alle installazioni visive, alle installazioni video, e è proprio una cosa tutto tondo. Il progetto si chiama Progetto Tema, Teatro, Esposizione, Musica e Arte, perché crediamo fortemente in questa cosa, perché la musica e l'arte, il teatro e tutto quello che riguarda queste branche hanno tutti quanti un alito comune, un respiro comune, e questo respiro comune è quello che porta in questo mondo qualcosa di bello, no? Per cui cerchiamo in qualche modo di dare un messaggio, di creare qualcosa, insomma, andando incontro a questo pensiero, no? Della prospettiva zero. La prospettiva zero è una cosa che non sappiamo bene come trattare, no? Ci dicono che non abbiamo prospettive, no? E questa è una condizione che ormai ci hanno impegnato a iniziare a interagire dentro questa cosa. Il fatto che non ci sono prospettive, né prospettive per andare avanti, né prospettive per andare indietro. E siamo in un punto zero, un punto fermo, un punto dove nessuno può andare avanti, nessuno può andare indietro. E forse questo ci fa paura. Però allora questa è una condizione in cui si chiede, si decide cosa fare, cosa facciamo, un passo avanti, un passo indietro, non importa, ma muoviamoci.